Amici telespettatori, buonasera, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo dedicato alle attività dell'USB, dell'Unione Sindacale di Base, una sigla sindacale tra le più attive di Taranto, anzi devo dire la più attiva, visto che rispetto ad altre sigle sindacali non ci sono strane commistioni e strani inciuci. Un Polifemo, dicevo, dedicato all'USB, che affronterà due tematiche. Una, quella del riguardante l'ambito industriale, riguardante l'ILVA, riguardante lo sciopero che l'USB ha indetto per giorno 26. Parleremo anche di altre problematiche occupazionali relative appunto all'associazione Salam, che si è rivolta all'USB, ha denunciato determinate situazioni, ma un passo alla volta. Partiamo subito dal quadro della situazione industriale e in modo particolare dell'ILVA a Taranto e salutiamo i nostri ospiti. Siamo ospiti noi dell'USB nella struttura, nella sede provinciale di Piazza Lo Jucco a Talzano, e diamo il nostro benvenuto al padrone di casa, Francesco Rizzo, che è il coordinatore provinciale di Taranto. Buonasera Rizzo. E poi una new entry per Polifemo, ma un volto noto a livello nazionale, parliamo di Sergio Bellavita, componente del coordinamento nazionale dell'USB, ex segretario nazionale della FIOM. Ho detto bene nazionale? Sì, sì. No, perché sa, io non so molto bene le differenze tra generale e nazionale, per cui nazionale, non mi sono sbagliato. Tempo fa, infatti ho messo ex. E allora, partiamo subito da Rizzo. Oramai i decreti sono come le ciliegie. Siamo arrivati, infatti, al decimo decreto. Loro lo chiamano Salva Ilva, no, loro lo chiamano Salva Taranto, io lo chiamo Salva Ilva, lo chiamiamo Salva Ilva e Ammazza Taranto. Oramai con questi decreti siamo arrivati all'incostituzionalità più assoluta, perché chi acquisterà o gestirà l'ILVA avrà l'immunità penale, altro rinvio, e quindi i tempi per l'attuazione dell'AIA che si dilatano, vengono procrastinati ancora una volta, e intanto l'azienda, caro Rizzo, continua ad avere perdite su perdite. Che fine farà l'ILVA? Ma la fine dell'ILVA, diciamo che è già segnata, no? 10 decreti, di cui 5 fatti dal governo Renzi, 10 decreti che poi servono sostanzialmente a continuare a derogare a quelli che sono gli aspetti legati alla questione ambientale, una situazione che è peggiorata. Fra qualche giorno ricorre il quarto anniversario dell'ordinanza della magistratura, 26 luglio 2012, sono passati 4 anni. E quella data epocale proprio. La data epocale in cui noi tra l'altro abbiamo annunciato che sciopereremo con una manifestazione che dall'ILVA muoverà verso Leni, proprio per andare per dire no all'ennesimo decreto che io non lo chiamerei Salva ILVA, ma un decreto che ammazza Taranto. L'ennesimo decreto che ammazza Taranto, decreto che poi alla fine dà la possibilità a chi verrà, i futuri acquirenti o affittuari, che sarebbe meglio definirli affittuari perché l'acquisto io non ci credo che ci sarà qualcuno che acquisterà, dà la possibilità di continuare a spremere il limone a scapito dei lavoratori e della salute di tutta la cittadinanza. Questo è la vostra manifestazione, lo sciopero indetto il 26. Lo scopo, proprio anche logisticamente, voi avete pensato non occupiamo la città ma facciamo un percorso che riguarda, che comprende i siti dell'ILVA e i siti dell'ENI, che sono i siti incriminati. Sì, allora diciamo che tutto nasce da un fatto, quindi c'è il decreto, noi stiamo svolgendo le assemblee a cui sta partecipando anche Sergio all'interno dello stabilimento, sono le prime assemblee che l'USB ha l'opportunità di fare. Abbiamo sostanzialmente fatto due proposte ai lavoratori, una che è quella sulla base di quanto è emerso nello studio Sentieri rispetto alla questione di Ossina, rispetto alla questione amianto,
il fatto che a un certo punto siamo lavoratori che, come dice qualcuno, siamo i primi esposti a queste sostanze cancerogene, e quindi da questo noi abbiamo lanciato, come dire, l'idea, l'hanno mandato al Forum diritti lavori dell'avvocato Carlo Guglielmi, di scrivere una legge con tutta una serie di personalità scientifiche, per dire che noi lavoratori dell'ILVA avremmo il diritto di avere una sorta di compensazione con gli anni di contributi, tipo una legge sull'amianto, quindi un decreto che interessi direttamente il lavoratore, perché la cosa, una delle cose, ecco, squallide di quello che è successo a Taranto in particolare, e di cui il governo, come dite, si è reso colpevole, è il fatto che su 10 decreti non si spende una parola in favore dei lavoratori. Anzi, paradossale, però su 10 decreti si continua a rinviare quelle che potrebbero essere, no? Alcune norme che potrebbero salvaguardare la salute dei lavoratori, e si allontana sempre di più la questione dell'ambientalizzazione. Adesso, con l'ennesimo rinvio, arriviamo sostanzialmente al 2019 con il fatto grave che a un certo punto l'affittuario, in questo momento ci sono due cordate in campo, da una parte Mittal e Mercegaglia e dall'altra Arvedi con Luxottica, CDP e Luxottica, avrà, come dire, la possibilità quasi di reiscriversi l'AIA. Però la presenza di Cassa Depositi, la presenza di Cassa Depositi e Prestiti, Cassa Depositi e Prestiti, mi fa un po' pensare. Con i nostri risparmi dobbiamo salvare l'ILVA. Questa è una delle brutture del governo, perché il paradosso a un certo punto è che si useranno i soldi pubblici dei risparmiatori italiani per consentire ai privati di continuare a sfruttare quel che rimane di quello stabilimento, perché l'ambientalizzazione e le bonifiche oramai onestamente non ci chiede più nessuno, questa è la verità. Siamo in una condizione, noi abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere il fatto che l'unico che può garantire la tutela della salute a Taranto e il mantenimento del reddito dei lavoratori è lo Stato, ma semplicemente perché lo Stato è l'unico soggetto che può mettere perdite a bilancio. Cioè, noi non crediamo ai falsi miti di coloro che verranno e ci metteranno i soldi per risanare la questione dell'IVA di Taranto. Ecco perché a un certo punto abbiamo scelto la data, il 26 di luglio, che è simbolica, per lanciare il messaggio, per dire da quando è intervenuta la magistratura, la situazione dal 26 di luglio del 2012 ad oggi, sono passati 4 anni, è paradossalmente anche peggiorata, perché il governo, come dire, ha fatto di tutto per peggiorare la situazione. Okay. Eni, perché la cordata che acquista, una delle cordate che vorrebbe acquistare o affittare Ilva, è composta da Mercegaglia, che è presidente dell'Eni. Eni perché rappresenta lo Stato, quindi sostanzialmente il messaggio è: noi non ci stiamo, non siamo cavie da carne da macello. Carne da macello o cavie da esperimento, noi siamo cittadini e vogliamo quello che, come dire, prevede la Costituzione. Sergio Bellavita, componente del coordinamento nazionale dell'USB. E allora, tanti anni vissuti anche, vissuti in un osservatorio privilegiato, perché magari noi che viviamo a Taranto le cose le vediamo in un certo modo, ma vista da fuori, come appare l'ILVA? È così proprio insanabile la situazione dell'ILVA? E quale ricetta lei appronterebbe? Io credo che l'ILVA sia la rappresentazione più reale del livello di degenerazione di questo paese, del livello del marciume del sistema politico sociale che è generato da questa classe dominante che ormai da anni sta semplicemente assistendo passivamente alla distruzione di un patrimonio industriale. Dico che è la rappresentazione più alta perché in qualche modo davvero quello che è successo e sta succedendo sulla vita dei tarantini, sulla vita dei lavoratori dell'ILVA, è davvero l'emblema del tramonto di un paese, l'incapacità di un paese di dotarsi di una propria politica di intervento su una questione così rilevante per la salute, per l'ambiente, per il territorio, per l'occupazione. Da questo punto di vista, sì, aver potuto far parte per anni, insomma, a livello nazionale dei metalmeccanici mi ha dato la possibilità di verificare quanto
sia davvero drammatica rispetto ad altre situazioni simili, anche dello stesso settore, la realtà, ecco, di Taranto. Vedo però le altre sigle sindacali che in certi momenti vogliono dare un senso di vita, vogliono far vedere, uso il termine, far vedere una certa vitalità, però poi alla fine ci si appassisce. Forse anche questo è un motivo, uno dei motivi, diciamo, per i quali ha lasciato la FIOM. Ecco, parliamo anche di questo. Sì, diciamo che anche è uno dei motivi, certo, ma è perché questa passività, questa, diciamo, incapacità di affrontare nel suo complesso la questione ci richiama direttamente al fatto che il sindacalismo confederale ha deciso di accompagnare il processo di spoliazione di diritti, di salario, la perdita sul terreno occupazionale, lo smantellamento stesso del patrimonio industriale. Io ricordo che all'inizio della crisi nel 2008 si disse, anche se l'ILVA ovviamente non è legato alla crisi economica, è tutta un'altra vicenda, però è emblematico anche del fatto che dentro questa crisi il sindacalismo confederale abbia deciso di spezzettare i lavoratori, di gestire le vertenze una separata dall'altra, i lavoratori della ThyssenKrupp in Umbria da soli, i lavoratori di Piombino da soli, i lavoratori di Taranto da soli, ogni città da sola col suo dramma occupazionale, con la sua spoliazione, e anche qui appunto l'incapacità di mettere insieme, perché? Per non affrontare su un terreno politico più alto, quindi alla radice, lo scontro col governo rispetto alle politiche industriali. Ecco, lei ha parlato, ha nominato il governo, un governo Renzi che si ostina a tutti i costi a voler fa carte false, tra virgolette, pur di salvare l'ILVA, ha nocumento enorme della collettività, cioè sembra che qui le esigenze, diciamo, di produzione, di strategia nazionale relativa, le strategie nazionali relative all'ILVA vanno a conculcare i diritti, il diritto alla salute innanzitutto, cioè si è detto qui, lo diciamo in parole povere, in termini molto concreti, qui dobbiamo tenere in piedi lo stabilimento, che poi ci siano ammalati di cancro, morti di cancro, e quindi lo studio Sentieri ha prospettato una situazione infernale, veramente. Beh, a questo punto sembra quasi che il diritto alla salute sia un opzione. È stato derubricato, certo, è stato derubricato ed è una variabile dipendente della primazia d'impresa, della centralità d'impresa. Da questo punto di vista, dopo la gestione banditesca della famiglia Riva, lo Stato avrebbe dovuto, i governi avrebbero dovuto venire a Taranto e risarcire moralmente, politicamente, economicamente questa città. Per esempio anche degli interventi in ambito sanitario, non è possibile che nell'area di Taranto, che è un'area maledetta, noi dobbiamo patire liste di attesa elefantiache. L'altro è uscito fuori in una quindi assemblea. Quindi doveva essere invece stabilita una corsia preferenziale, quantomeno dateci l'opportunità di curarci, quantomeno ci ammaliamo, ci fate morire, ma almeno ci fate ammalare, ma almeno dateci l'opportunità di curarci. Sì, è esattamente così, è proprio il cinismo al potere, il cinismo di questo gruppo. Io dico che Renzi è riuscito a fare peggio di Berlusconi, è stato molto più cinico di Berlusconi. Diciamo che Renzi ha potuto godere di una passività sociale che Berlusconi non aveva, anche per responsabilità del sindacalismo confederale. Anche, certo, perché ha detto Renzi che... Renzi è stato vissuto per una parte del sindacato come un governo amico. Fra un po', ha detto Renzi, a fine... E questo ha pesato drammaticamente. Lo stesso Landini, subito dopo le elezioni di Renzi, disse è l'uomo che può cambiare verso il paese. No. Auspicò che Renzi si disse convinto, anzi, che Renzi potesse essere il cambiamento. Ma d'altronde lui appariva come rottamatore, come quello che doveva, sì, dare un'idea appariva diversa, come rottamatore, però, poi, però i programmi erano, diciamo, erano d'altronde ha detto già chiari, che ora, ecco, nel PD imporrà la sua linea e entrerà con lanciafiamme, è stato molto chiaro. Sì, lui l'ha detto, ovviamente in senso metaforico, per carità, però è una terminologia comunque violenta, certo, tra virgolette, certo, poco democratica. Lo ha detto di nuovo adesso dopo le sconfitte. Vabbè, che vuole rottamare. A chiameremo i pompieri. Allora, Rizzo, abbiamo parlato di quello che era il sistema Riva, però vediamo ancora oggi che molti dirigenti,
che facevano parte del sistema Riva, che hanno una bella sfilza di situazioni penali pendenti. Per carità, esiste in Italia il principio di non colpevolezza e fin quando uno non riporta una sentenza passata in giudicato non è colpevole, però viva Dio, esistono anche ragioni di opportunità. Insomma, far mettere in posti di comando soggetti che consumano le aule di tribunale per vicende legate all'ILVA, gestione Riva, mi sembra una delle scelte più infelici che si potessero compiere. Cosa è cambiato? Chi esce dalla porta, dalla porta poi rientra dalla finestra. No, vabbè, nei posti di comando, diciamo, veri e propri non c'è nessuno. Però in quelli di sottobosco, diciamo, chiamiamoli, sì, ecco, che non si vedono, però stanno sono lì. Nel sottobosco, però anche là ci sarà un processo, ci saranno, come dire, saranno chiarite le responsabilità di ognuno. E credo, come dire, che questo appartenga un po' alla storia vecchia dell'ILVA, tutta la questione legata agli uomini che erano al comando. Adesso non occuperà la giustizia di questo, chiaramente, quindi, condannandoli nel momento in cui si accerterà che sono effettivamente coloro che però hanno dico, quantomeno uno è chiaro che a un certo punto ci si poteva astenere dal rimetterli in gioco. Avremmo preferito, come dire, che avessero molto meno visione rispetto a quelle che stanno avendo, magari, no? Qualcuno di loro. Non è il problema prevalente dell'ILVA, però questo. E qual è allora? Chiarire. Il problema prevalente dell'ILVA è la confusione che si genera rispetto al fatto che quello stabilimento a un certo punto ha, mentre con i Riva c'era un modus operandi, una testa, quindi si andava in una direzione. Non sto, come dire, lodando, apprezzando. No, però dice c'era oggi quel sistema. Soffriamo del male contrario, oggi abbiamo 50 cioè, le schegge testa. Impazzite. Ma sì, ma guarda, basta pensare a quello che sta accadendo, no? Rispetto alla questione ufficio acquisti. Cioè, veramente uno fa fatica a capire quali sono i criteri che si applicano rispetto, no, ad alcune aziende d'appalto. Cioè, ogni giorno mandiamo comunicazioni rispetto a ditte che hanno superato il periodo critico, che è stato quello del fallimento del 2015, dovrebbero avere meno problemi perché ILVA, come da quanto ci risulta, in pratica l'ILVA paga le fatture, sta pagando le fatture, però le ditte non pagano i dipendenti. Ci sono ditte come la Comsider, per esempio, che continua a prendere bonifici dall'ILVA, continua a non pagare i dipendenti. Allora andrebbe fatta una blacklist. No, la cosa grave, la cosa grave dovrebbe dire le ditte inadempienti devono essere la cosa grave fuori. È a un certo punto se tu fai una, due, tre segnalazioni, tu ti aspetti che coloro che stanno lì all'ufficio acquisti e quindi, no, si interfacciano direttamente con le leve di comando dell'ILVA e intervengano rispetto all'atteggiamento che queste ditte stanno avendo. Guarda, non lo dico per lodare un modello che secondo me era completamente sbagliato, quello dei Riva. È un po' come si dice, forse stavamo meglio quando stavamo peggio, questo è un po' il senso. Perché io ricordo che quando qualche ditta d'appalto non pagava i dipendenti con i Riva, cioè i Riva chiamavano la ditta in direzione, pagavano direttamente i dipendenti e non facevano la canalizzazione dei bonifici alla ditta. Cioè, oggi invece sta avvenendo il contrario, cioè noi segnaliamo che questi continuano a prendere soldi dall'ILVA, segnaliamo il fatto che continuano a non pagare i dipendenti, la Comsider pur su questo è scandalosa perché ha il coraggio negli ultimi 5-6 mesi di dare acconti, un paio di acconti ha dato da 100-150 euro ai dipendenti. Cioè parliamo di gente che ha mutuo, ha famiglia, gente che ha 50 anni d'età, avrebbe bisogno, come dire, quantomeno di mettere la benzina per andare a lavorare. E la cosa grave è che non si interviene. Continuiamo a fare segnalazioni e chi dovrebbe intervenire non interviene. Allora, Rizzo, ora lei ha toccato un argomento su cui voglio ritornare, il discorso dell'ufficio acquisti, perché poi anche qui a Milano ci sono evidentemente le ditte amiche, gli amici degli amici e altre ditte che invece non stanno nelle grazie e quindi vengono, diciamo, estromesse e ciò non va bene. Ma ne parleremo dopo la pubblicità, dopo aver sentito Sergio Bellavita. Bene, rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo. Beh, mi vedete con un bicchiere d'acqua. Beh, fa caldo, si parla, viene sete e ho in mano una bottiglietta proprio dell'USB. Io voto USB. Votazioni ci sono state interne, alle varie rappresentanze
sindacali aziendali, è una trovata simpatica, Rizzo. Poi, viste le tante battaglie di democrazia che fate, è bene abbeverarsi attraverso l'acqua della libertà. La beviamo. Anche perché poi bere fa bene, purifica l'organismo. Ma ora, al di là della battuta, io sono un conduttore atipico, un giornalista atipico, non rientro negli schemi. Non so se dalle sue parti ce ne sono pure, ma comunque. E allora, riprendiamo da Bellavita. A questo punto abbiamo fatto, come dire, una pars destruens, abbiamo evidenziato le criticità. Da dove ripartire? Cioè, se lei dovesse ridisegnare un sistema industriale italiano comunque legato alla siderurgia, alla grande siderurgia, all'Ilva, come lo strutturerebbe? Perché poi in altri paesi, penso altre realtà, penso Duisburg in Germania, esiste la ecocompatibilità, il rapporto gomito a gomito, tra virgolette, tra industria pesante e rispetto dell'ambiente. Qui non è così e si è visto che tutti i tentativi di ecocompatibilità sono miseramente falliti dopo 10 decreti, e di tal che uno dice a questo punto a Taranto l'Ilva non ci può stare. Sì, spesso in queste discussioni si parte dalla considerazione che l'acciaio si usa, che l'acciaio serve ancora, che un grande paese industriale produce l'acciaio e che, diciamo, spostare le produzioni in altri paesi, magari dove ci sono meno vincoli, sposta semplicemente il problema, ma diciamo, in qualsiasi, vale per la raffinazione, vale per la siderurgia. La questione è produrre senza avvelenare, senza inquinare, senza uccidere. Si può fare? Sì, si può fare. Ma chi può farlo? Noi pensiamo che i privati non abbiano la condizione, intanto non abbiano la volontà, così. Chiariamo subito che il rischio serio è che una qualsiasi operazione oggi di vendita, affitto, di gestione dell'Ilva sarebbe, diciamo, metterebbe seriamente a rischio in pochi anni l'esistenza dello stabilimento, con la possibilità concreta di sfruttarlo al massimo senza spenderci nulla e poi lasciare abbandonare il territorio dopo averlo nuovamente offeso o dopo averlo nuovamente sfruttato e inquinato. Quindi questo non è accettabile. Se lo stabilimento non può essere risanato, se non può essere messo a norma, se lo stabilimento continua a avvelenare, a inquinare, a uccidere, è chiaro che lo stabilimento si può più produrre ora, in queste condizioni. Ci sono dei termini. Però si può fare, ma chi lo può fare? Secondo noi solo lo Stato, solo l'intervento diretto del governo in economia può avere, sia per risorse che per garanzia di lungo periodo, la possibilità di risanare l'area, di risanare le produzioni, di rendere la produzione dell'acciaio compatibile. Se non c'è questa condizione, Taranto, ecco, si deve interrogare e davvero. E lì, per quanto riguarda queste offerte, questi acquirenti, questi colossi che si avvicinano... Non sono colossi, qualcuno di loro non lei è... Lei ci crede? Non è no, francamente. Ma perché parliamo anche di... Io non sono del settore, lei lo è, però uno sente gruppi internazionali, dice, beh, questi non scherzano, o è solo propaganda? Infatti non scherzano per nulla, nel senso che... La loro discesa a Taranto sull'Ilva avrebbe lo scopo e l'obiettivo unico di fare profitti, di fare nuovamente profitti. Non siamo davanti a una filantropia, diciamo, non c'è qualcuno che vuole regalare proprie risorse per salvare lo stabilimento. Io porto l'esempio di Piombino. A Piombino l'acciaieria è Lucchini fallita, la gestione di Lucchini, la proprietà, e lo stabilimento è stato commissariato, poi messo anch'esso in vendita, un percorso molto simile a quello dell'Ilva di Taranto. Una multinazionale algerina ha acquisito lo stabilimento, non ha ancora fatto nessuno degli investimenti promessi, ai lavoratori è stata cancellata tutta la contrattazione aziendale esistente, quindi mediamente perdono dai 300 ai 400 euro mensili in virtù del fatto che l'acquirente ha posto delle condizioni. A
Taranto si aggiunge un'altra condizione che tutti già sappiamo, che chiunque venga, volesse verrà, a cui verrà, chiunque prenderà ILVA avrà la garanzia, diciamo, di avere un occhio benevolo o un trattamento di favore rispetto all'impunità, una nuova impunità. È un fatto anticostituzionale, cioè questo esisteva nel Medioevo, dove c'erano neanche l'infallibilità del Papa, cioè sono dei privilegi comunque incostituzionali, perché comunque tutti siamo soggetti alla legge. Assolutamente. E creare una zona, un'immunità, no? Si è fatto tanto per ridurre l'immunità dei parlamentari e poi in una situazione delicatissima come quella ambientale creiamo questo salvacondotto. Si ricorderà che pochi mesi fa l'ex presidente di Confindustria, Squinzi, disse in una platea di industriali che uno dei problemi principali dell'impresa in Italia è l'eccessivo attaccamento, diciamo, gli attacchi della magistratura che viene portata alla libertà d'impresa. Ecco, in questo caso la libertà d'impresa per loro significa anche la libertà di incidere. Ed è inaccettabile. Appunto. Ritorniamo da Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Allora Rizzo, intanto abbiamo parlato prima, dicevo, di questo ufficio acquisti di Milano, ho fatto riferimento al fatto che sembra che ci sono delle realtà consolidate, delle ditte che hanno delle aziende che hanno una situazione di monopolio e ci sarebbero anche proprio per contatto diretto altre che vorrebbero serie, garbate, che vorrebbero partecipare, no? Ai giochi, tra virgolette, far parte, entrare nel sistema, no? degli acquisti, essere considerati ai fini degli acquisti, però evidentemente sono figli di un dio minore, non sono nelle grazie, non fanno parte degli amici degli amici e quindi sono estromesse. E poi c'è quel discorso che lei ha detto, paradossalmente ci sono delle ditte, delle aziende che ricevono i bonifici ma non pagano i dipendenti. Sì, è la cosa che diciamo da tempo, quindi nella storia dell'IVA c'è di tutto. Sicuramente ci saranno anche casi come questo, perché è chiaro che uno, siccome c'è stato, come dire, c'è stato il 21 di gennaio del 2015 lo spartiacque, no? Fra la vecchia società e l'amministrazione straordinaria, è chiaro che a un certo punto la domanda è: ma se io come azienda sono riuscito a superare il 21 di gennaio, quindi la difficoltà rispetto al debito, al credito che avanzavo da Ilva, come faccio oggi che Ilva sta pagando, come dire, ad essere in questo tipo di difficoltà? Secondo noi ne abbiamo già prova, perché nel recente passato qualche azienda lo ha fatto. Lì sostanzialmente si continua a usare, come dire, un'azienda che in questo momento non ha, ecco, una presenza fisica di una persona che intervenga carismatica su queste cose qui, e credo che questo sia uno dei grossi problemi di Ilva, che smentisca tutti coloro che usano, come dire, la famosa canzoncina che ormai si canta all'Ilva: Ilva non sta pagando, ma la trovano come scusa, come dire, per dire ai dipendenti: non vi posso pagare. Cioè, ci sono ditte che hanno accumulato debiti con i dipendenti, non di uno o due stipendi, cioè qua parliamo di 14, 20, 15, 16 stipendi in arretrato, cioè gente che nell'ultimo anno e mezzo ha preso 2-3 acconti. Sì, come fa a campare con moglie e figli? E la gente campa sulla disperazione. Cioè, guardate, quasi preferirebbero gli ammortizzatori sociali, la disoccupazione, sì, almeno... No. Guarda, almeno arrivano dei soldi sicuri, no? Cioè, mi prendo due anni di disoccupazione, ma cavolo, è arrivano. È assurdo da dire, ma ci sono tantissimi dipendenti di queste aziende d'appalto che si fanno mettere in cassa integrazione proprio per avere la garanzia di percepire qualcosa e poter, come dire, andare avanti. Rizzo, e in tutto questo sistema le altre sigle sindacali che fanno? Tu mi fai sempre queste domande impertinenti. E come va, ora, partendo da questo, il rapporto con le altre sigle? Senti, cioè... Io ho visto che a un certo punto voi, pur avendo le vostre posizioni, avete voluto, non dico aprire al dialogo, però dire: se ci sono delle problematiche, affrontiamole anche insieme. Senti, però dall'altra parte non si è vista molta rispondenza. Io credo, tra l'altro, come dire, sono stato pure criticato per alcune cose che abbiamo fatto insieme alle altre organizzazioni.
però io credo che il sindacato, credo veramente che il sindacato debba essere rappresentanza dei lavoratori. C'è stato un momento, dopo come dire, tutti i momenti di tensione con l'altra organizzazione, dove i dipendenti, o almeno la stragrande maggioranza dei dipendenti, ci chiedeva come dire, un'apertura al dialogo nei confronti degli altri. Ma anche qua ci sono problemi di affidabilità rispetto alle altre organizzazioni. A un certo punto ci siamo parlati, ci siamo detti che determinate cose come dire, si mettevano da parte perché il bene primario era difendere la salute e il lavoro delle persone, il reddito delle persone. Abbiamo cercato come dire, di fare alcune cose assieme, però poi lì siamo caduti nella solita retorica. A un certo punto noi un giorno siamo un sindacato, il giorno dopo siamo un sindacato come dire, che, ecco, che non ha diritto a stare a rappresentare i lavoratori. Cioè, un esempio per tutti, anche il governo per l'ennesima volta ha convocato Finfiamma Wilmo. E paradossalmente ciò è ridicolo perché la FIOM all'interno dell'IVA di Taranto rappresenta meno lavoratori rispetto all'USB. Certo. E questo si chiama, come dire, Partito Democratico, ma democratico non c'è assolutamente solo il nome forse. Quindi c'è questa, come dire, idea da parte dei confederali, secondo cui il sindacato, che dovrebbe essere la massima espressione di democrazia, come dire, il sindacato appartiene ad alcuni e non ad altri. Un sindacato, tra l'altro, che anche rispetto alla posizione dell'ILVA è allineato, mi sembra molto molto allineato, a quelle che sono, come dire, le soluzioni che il governo ha adottato. Bella vita, parliamo di sicurezza, leggevo un manifesto, è la lotta che USB e Rete Iside stanno facendo insieme, quando lavori non rischiare, la sicurezza è un diritto. Parliamo, bella vita, di sicurezza, perché noi parliamo tanto di questioni ambientali con riferimento ovviamente a noi cittadini, alla collettività ionica che è condannata a subire l'ILVA, però teniamo presente cosa accade in fabbrica e sembra che qui non sia cambiato niente, qui siamo nel medioevo dei diritti. Poi puntualmente accade la disgrazia, si piange l'ennesimo morto, l'ennesima, quella che io chiamo strage di Stato, legalizzata, e si ricomincia appunto da capo, ma poi ne faremo un ultimo passaggio con Rizzo. Sembra che all'interno dello stabilimento le condizioni di sicurezza non ci siano. Non ci sono sicuramente, non c'erano neanche anni fa, perché purtroppo l'Ilva di Taranto è stata segnata periodicamente da omicidi bianchi, chiamati così, quindi chi muore sul lavoro perché semplicemente non aveva l'attrezzatura o semplicemente perché se aveva l'attrezzatura per verificare la presenza di gas non aveva il tempo, diciamo, perché non gli veniva concesso il tempo o non erano messo nelle condizioni di poter operare in sicurezza, perché ogni volta c'è qualcosa che viene prima della sicurezza delle persone che riguarda esattamente il profitto. Il meccanismo dell'appalto e poi il subappalto, subappalto ha creato non solo in Ilva ma in tante aziende, sempre di più è così, un meccanismo per cui la sicurezza è non variabile dipendente, è proprio messa da parte. È secondaria, c'è un dato che è allarmante, il numero degli infortuni nelle grandi imprese cala, ma non cala perché cala davvero il numero degli infortuni. Cala perché i lavoratori hanno paura di dichiararli. Negli stabilimenti Fiat, dopo l'accordo di Pomigliano, fuori nei prati verdi c'è un cartellone elettronico gigantesco che dice zero infortuni ed è fermo da anni. È impossibile che in un stabilimento non ci sia un infortunio. Questo perché? Perché le imprese vogliono avere, diciamo, il solito ricatto occupazionale. Il ricatto che non è occupazionale nel caso di Fiat perché non c'è il posto di lavoro nell'immediato a rischio, ma che riguarda esattamente il fatto di poter vivere tranquillamente dentro lo stabilimento. Okay. Quindi la sicurezza viene prima di tante cose ed è il livello di standard di sicurezza testimonia un livello di civiltà del lavoro. Rizzo, sulla sicurezza, così completiamo questa parte, sulla sicurezza, su quello che accade in Ilva, e se poi c'è qualche altro elemento significativo che lei vuole evidenziare. Le condizioni sono peggiorate anche rispetto ai periodi, come dire, brutti di Ilva. Le condizioni impiantistiche sono peggiorate. Che è chiaro che in tutto questo marasma, poi alla fine, come ho detto, ha avuto il governo, come dire, la capacità di andare a peggiorare una situazione che già di per sé era grave.
E anche per questo, come dire, questo è uno dei temi che tocchiamo anche il 26 di luglio rispetto allo sciopero, cioè il fatto che nei cittadini con le questioni ambientali, nei dipendenti con le questioni ambientali, perché sono, lo ricordo sempre, i primi ad essere esposti, e per le questioni di sicurezza dirette, non dimentichiamo che meno di un anno fa ci ha lasciato la pelle un altro collega, un altro giovanissimo collega, padre di due bambine, Alessandro Morricella. Io credo che a un certo punto, anche su quello, come dire, il grado di attenzione che il governo ci mette è quasi, come dire, pari a zero. C'è, ecco, fammi dire, fammi usare questa forzatura, è come se il governo a un certo punto pensi, la politica nazionale, nella testa, pensi che a Taranto non ci siano uomini che debbano avere diritti, ma ci sono, come dire, esseri che possono essere in realtà, sfruttati, caro Rizzo, possono essere mandati a morte. Perché purtroppo, evidentemente, abbiamo una classe politica, mi riferisco anche ai nostri parlamentari, che a Roma non conta. Questo sicuramente, però io... Non ha spessore, e noi riceviamo questi decreti che ci piovono in testa. Io dico però che c'è un'alternativa a, come dire, si può dare una risposta forte a questo governo. Guarda, quello che noi stiamo cercando di fare il 26 poi è un esercizio anche di unificazione rispetto a altri soggetti che hanno posizioni, come dire, anche diverse rispetto alla nostra. Che io lo stiamo dicendo in assemblea, non abbiamo difficoltà a dirle a tutti. Uno dei problemi che noi abbiamo a Taranto è che i lavoratori dell'IVA di Taranto sono lavoratori ricattati, cioè subiscono il massimo del ricatto che i lavoratori possono subire, perché ogni qualvolta tu devi scegliere fra un lavoro che ti uccide la salute, rovina la tua salute e quella degli altri, e la disoccupazione, tu sei un lavoratore ricattato. È chiaro che noi dobbiamo lavorare, e un governo serio avrebbe lavorato su questo, su alternative per il territorio che potessero permettere, come dire, nei prossimi anni, quantomeno nei prossimi anni, potessero dare la possibilità ai nostri figli, come dire, di avere un territorio diverso, non martoriato da malattie e soprattutto con economie che non sono incentrate sulla grande industria, certo, che poi hanno fatto danni enormi in una città che è bellissima. Bene, si conclude qui questa parte di Polifemo relativa alla grande industria all'Ilva. Ora ne avremo un'altra in cui sempre con l'USB ci sarà Rizzo, ci saranno dei lavoratori o ex lavoratori, qualche licenziato di un'associazione, Associazione Salam, che ha voluto contattare l'USB e ha voluto rivendicare i propri diritti, perché poi ci sono delle situazioni strane che è bene approfondire. Ma non vi dico nulla, vi lascio in suspense. Ora andiamo in pubblicità e poi parleremo di queste situazioni lavorative e quindi le problematiche dell'associazione Salam, che si occupa di accoglienza di immigrati. Intanto salutiamo il nostro amico per aver accettato il Bellavita, Sergio Bellavita, per aver accettato il nostro invito. Beh, da una dimensione nazionale alla trasmissione, e d'altronde l'Ilva è un tema ai noi tristemente noto, non a livello nazionale ma proprio a livello mondiale. Siamo con l'USB e parliamo di una situazione particolare relativa all'associazione Salam, ai dipendenti, i quali si sono rivolti all'USB, hanno denunciato determinate situazioni, e noi come organo di informazione vogliamo raccogliere queste denunce, queste situazioni. Ovviamente in piena democrazia ci piacerebbe anche, se lo ritiene opportuno, l'associazione Salam può replicare, o ancora meglio sarebbe bello un dibattito, no? Dove democraticamente e civilmente le due campane, tra virgolette, si mettono a confronto. E ripresentiamo gli ospiti. Abbiamo ancora Francesco Rizzo, che è il coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, e poi Tiziana Francone, operatrice sanitaria dell'associazione Salam, e Antonio Sanarico, operatore legale dell'associazione Salam stessa. Rizzo, questa capacità dell'USB intanto di raccogliere le sofferenze, le denunce relative ai diritti negati dei lavoratori, l'USB si sta espandendo, è partita dall'Ilva, ma riguarda vari comparti del pubblico e del privato, e la vostra forza ha fatto sì che
i lavoratori in difficoltà vi vedono come un punto di riferimento. E quindi di qui l'essersi presentati al vostro cospetto da parte dei dipendenti dell'Associazione Salama. Sì, loro sono venuti qualche tempo fa da noi e francamente è crollato uno dei miti che il sottoscritto aveva rispetto al mondo dell'associazionismo, no? Qui del volontariato, che quando ci hanno raccontato, come dire, quali abusi come dipendenti subiscono, hanno subito e continuano a subire dai proprietari dell'associazione, come dire, noi siamo rimasti, ecco, allibiti. Cioè, qui si parla di un'associazione che tra l'altro pare che abbia eccellenti rapporti con alcune persone che stanno in prefettura a Taranto. Diciamo che è accreditata. È ben referenziata. Sì, ben perfetto. E che associazione che praticamente non pagava lo stipendio ai dipendenti da 5 mesi, non so quanto sia. Usando come scusa quella che le ditte d'appalto usano come scusa nei confronti di Ilva, dicendo la prefettura non ci paga. Invece la prefettura pagava. Stato più che la prefettura. Lo Stato. Tra l'altro. Ma la cosa grave è che a un certo punto questi dipendenti non prendono non solo gli ultimi 5 stipendi, né la 13ª, né la 14ª, campano la giornata. Sono in tantissime occasioni, hanno dovuto anche anticipare soldi rispetto ad alcune esigenze di prima necessità dei migranti, hanno dovuto anticipare loro soldi per i migranti che sarebbero toccati, come dire, praticamente loro più che dipendenti hanno fatto l'azione, hanno svolto il ruolo di volontariato puro. Sì, ma è paradossale perché poi abbiamo scoperto che alcuni di loro addirittura abbiamo chiesto i contratti perché non hanno firmato mai nulla e diciamo, si ritengono dipendenti, ma io credo, come dire, che li abbiano fatto lavorare in nero, in mancanza di contratto, così. Chi non ha un contratto è in nero. Non parliamo di orari di lavoro, perché sostanzialmente, come dire, non c'era un orario fisso, anche se sul contratto di alcuni era previsto, perché c'è gente che lì addirittura ha fatto pure 24 ore. Cioè, con la scusa, anche i cinesi. Sì, con la scusa, come dire, di dormire presso i centri, perché è il caso di un ragazzo che... se non sbaglio faceva l'interprete, mediatore, questo praticamente era impegnato 24 ore su 24. Ecco, Rizzo, io a questo punto io ho massimo rispetto della prefettura e sono convinto che indubbiamente la prefettura è in buona fede, però io dico anche che sarebbe opportuno, nel momento in cui determinate associazioni, determinate realtà vengono accreditate e quindi risultano ben referenziate, vanno valutate. E bisogna considerare tutta una serie di parametri, perché se l'associazione Salam non paga gli stipendi, a questo punto diamo spazio a un'altra associazione, Pinco Pallino, che magari li paghi. Cioè, avere un bollino blu, tra virgolette, nel momento in cui non si può avere il bollino blu, tra virgolette, come realtà ben referenziata, quando poi ci sono Io la dico semplicemente così: queste sono associazioni e noi il comunicato che abbiamo fatto, pure abbiamo inviato alla prefettura, all'ispettore del lavoro, al sindaco, quindi avete all'ufficio migrazione. C'è una regolare denuncia da parte del sindacato? Sì, noi abbiamo avvisato, poi c'è stata, come dire, una reazione violentissima da parte della proprietaria, dei proprietari che probabilmente, come dire, si ereggono. E cosa hanno detto? Cosa hanno fatto? Perché sostanzialmente hanno immediatamente pagato 4 mensilità in arretrato. Quindi praticamente, mi scusi Rizzo, quindi già un fatto, noi non stiamo dicendo chiacchiere, perché è stato denunciato che non pagavano gli stipendi da 4-5 mesi, guarda caso gli stipendi vengono pagati. Quindi significa che già è stata detta la verità, gli stipendi non venivano pagati. Presi, come dire, alla gola, tra virgolette, hanno dovuto cedere. Procediamo. Sì, no, ma poi il paradosso è che noi gli abbiamo segnalato un fatto, noi abbiamo detto, continuate a dire ai dipendenti che la prefettura non vi paga, però continuate, come dire, ad acquistare da i centri di accoglienza. Cioè, che senso ha? Se io non ho soldi per poter gestire, poter portare avanti un centro di accoglienza, io non ne apro un altro. Quello che mi colpisce è che queste associazioni, questa in particolare, ha a che fare direttamente con la prefettura di Taranto, passa, come dire, tramite tutta una serie di istituzioni, fra cui l'ufficio immigrazione della questura,
Queste associazioni che dovrebbero essere, come dire, sotto... Immacolate. Perfetto, si permettono il lusso di non pagare i dipendenti. Noi gli abbiamo segnalato la questione del pocket money, il kit igiene per i migranti, perché anche là... Ora ci faremo spiegare la risposta loro... dell'azienda. La risposta dell'azienda è stata assurda. Poi me la passa così, la voglio leggere. La dovremmo stampare perché questo è il nostro comunicato. La risposta dell'azienda alle contestazioni che noi abbiamo fatto, noi abbiamo chiesto un incontro. Loro ci rispondono: sì, vi incontriamo giorno tot. Questo incontro non è mai avvenuto perché hanno continuato a rinviare, poi non hanno avvisato più, poi hanno cominciato, come dire, hanno cercato di mettere a posto quello che dovevano mettere a posto, perché noi quindi abbiamo pagando gli stipendi. Ci hanno detto poi sul pocket money, sul kit igiene che loro hanno l'obbligo di dare ai migranti, ci hanno risposto che non è competenza della nostra organizzazione sindacale, quindi non è il nostro. Allora, signori, ne approfitto vostri. Per dire che noi abbiamo a Taranto inaugurato lo sportello migranti dell'USB. I problemi sociali, soprattutto dei più deboli, sono i problemi che ci interessano. E allora, Tiziana Francone, operatrice sanitaria dell'associazione Salam. Sì. E allora, Tiziana Francone, ci dica un po' la situazione. Per quanto tempo non siete stati pagati? E poi... questa situazione del pocket money e del pocket money e del kit igiene. Di cosa si tratta? Allora, io e il mio collega siamo stati assunti a settembre. Il primo stipendio l'abbiamo percepito a dicembre settembre 2015. E il primo stipendio l'abbiamo percepito a dicembre, però un mese solo, cioè il mese di ottobre e 15 giorni di settembre. Dopodiché abbiamo percepito gli altri stipendi a marzo. Quindi con ritardo. 2016, novembre, dicembre, e dopo il comunicato, la richiesta di incontro, ci sono stati pagati 4 stipendi, cioè da gennaio ad aprile. Ecco, quando voi avete denunciato all'azienda queste situazioni, qual è stata la risposta? Diceva Rizzo. La risposta è stata che ci siamo presentati più volte all'incontro, che la stessa Simona Fernandez aveva rinviato, ma lei non si è presentata. Più volte, per ben 3 volte non è avvenuto questo incontro. E quindi poi avete adito le vie nel legali. Nel frattempo lei ha pagato questi stipendi, i pocket money ai ragazzi. Sarebbe la quota giornaliera. Il pocket money sarebbe una quota di €2,50 al giorno che viene data ai ragazzi per le spese minime necessarie. E in più il kit igiene, che invece è un kit dove c'è il spazzolino, il dentifricio. E questo non veniva dato? No, e in realtà non viene mai dato, appunto, anche se viene dato, i mesi trascorsi non vengono recuperati, non so come dire. No? Se io non ho lo spazzolino... Per ogni un mese dovrebbero avere il bagnoschiuma, mese dovrebbero avere uno spazzolino, il dentifricio. Anche perché non è che uno sta 2 mesi senza lavarsi i denti, poi dice nei mesi successivi se te li lavavi 3 volte al giorno, te li lavi 10 volte al giorno e recuperi. Perfetto. Non facciamo ridere su certe cose. Ora sto volutamente banalizzando, sorridendo, perché quando si parla dei migranti e di accoglienza noi dobbiamo avere il sacro rispetto. E quindi a questo punto... Per non parlare anche del detersivo per lavare i vestiti. Lei lavora in azienda, come viene vista? Io personalmente alla luce di queste denunce, del fatto che stasera si sta esponendo. Ha ricevuto una lettera di licenziamento. Perché praticamente la presidente dell'associazione dice che non ha più la convenzione con la prefettura per la gestione del CIE. Quanti licenziamenti ha operato? Io e il collega. Che sono i due, tra l'altro, da specificare, che hanno chiesto di partecipare all'incontro insieme a noi. Però non riesco a capire. Un licenziamento ad personam, perché se io devo ridurre il personale, dico io non ho le possibilità di mantenere 10 dipendenti, io rispetto delle graduatorie, dei parametri, li mando via. Ma nel caso... Tra l'altro noi sappiamo che ha appena assunto altre persone, quindi... Cooperazione con i popoli del bacino mediterraneo. Questo è l'esempio che diamo. Cioè la gente si ribella perché va a lavorare e non percepisce lo stipendio. La gente si lamenta perché quei migranti non ricevono il kit igiene. La gente si lamenta perché le strutture, come dire, sono strutture fatiscenti. La risposta è ti licenzio. Non può funzionare così. E nei giorni scorsi un'altra... Ecco, Antonio Sanarico, operatore legale dell'associazione. Diciamo anche lei è stato licenziato? Sì, oggi l'abbiamo avuta praticamente in contemporanea. Gli unici due licenziati. E dopo questa trasmissione che farà? Li metterà in croce?
perché una volta il licenziamento bis non può esistere. Non so. quello che faremo lo sappiamo e reagiremo con tutte le forme legali e sindacali, perché questa è una penso sia una esempio di licenziamento politico, questa è una rappresaglia per l'impegno sindacale che alcuni di noi hanno fatto, che hanno intenzione di continuare con maggiore determinazione di prima, perché se qualcuno pensasse che con questi provvedimenti si possa mettere paura a persone che richiedono il giusto, il minimo all'interno di questo lavoro, si sbagliano di grosso. Io poi sono anche di un altro dire a questo punto, visto che vi siete, no, l'USB si è rivolto Rizzo all'ispettorato del lavoro, quindi a questo punto denunciando tutti, tra l'altro abbiamo anche preparato un esposto da consigliere in Guardia di Finanza, lo faremo domani. Benissimo, quindi siamo in lunedì, siamo martedì in registrazione, quindi vale per mercoledì 22, però io dico a questo punto, io voglio pensare che la prefettura dovrà necessariamente rivalutare la posizione di Salam. Certo. Sì, ma anche guardate, io faccio notare una cosa, se posso interrompere. Questa è la risposta che ci dà rispetto al nostro comunicato. Chi? Salam? Salam. A un certo punto dice: mi riscontro la vostra comunicazione, la scrivete associazione, comunque la potete disponibilità per l'incontro richiesto. Fissa a tal proposito la data, giorno 8, poi non si presentano. Si precisa che saranno discussi esclusivamente i primi quattro punti, che sono quelli che interessano i dipendenti. Poiché gli altri, oltre ad essere non fondati, non sono di vostra competenza. Cioè questa si prende il lusso di dire al sindacato... Ficcare il naso sì, su queste cose, come se i migranti, come dire, fossero qualcosa, come invece, dire, che sta al di fuori delle regole. Però a questo punto io ripeto, penso che le denunce che voi avete presentato sono pesanti, sono documentate, perché voglio vedere chi può dire che questi non venivano pagati, che voi dipendenti venivate pagati, dal momento che nel momento in cui è scoppiato il bubone, guarda caso è arrivato il pagamento, che è la prova provata del mancato pagamento. Sul fatto del kit igienico e del pocket money, anche qui, se non ci sono stati, se non sono stati erogati questi servizi, cioè, è evidente, sotto gli occhi di tutti. E allora io dico, chiarisco pure questo: il fatto del kit igiene non ce l'hanno segnalato loro, ce l'hanno segnalato i migranti anche. Questa è la cosa grave. Qua si è formato un piccolo gruppetto di migranti che comunque il giorno viene, poi vi ha come punto di riferimento. Noi abbiamo, come dire, verificato che è una prassi comune, non è manco una cosa che è successa in un periodo, come dire, è una cosa che praticamente va avanti da tempo. Diciamo che da settembre che noi lavoriamo a oggi, solo tre volte è stato distribuito il kit igiene. Da settembre a oggi. Quindi scusate, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, sono 9 mesi? 9 mesi tre nasce volte. Un bambino, 3 giorni? Tre mesi. Tre distribuzioni, cioè quando appunto lei pagava. Esatto. E come facevano i migranti a... quindi comprende lo spazzolino, il dentifricio, poi che più una saponetta, Una lametta, il bagno a schiuma. Lo shampoo che non è stato proprio mai dato. Lo shampoo non è stato mai dato. E poi il detersivo per lavare i vestiti, che diamo con i bicchieri di plastica quando hanno bisogno. Che e manca voi vi siete sobbarcati queste... Noi piuttosto abbiamo speso anticipati soldi per le medicine, perché a volte non c'erano il fondo cassa per le medicine. Mancava anche il fondo cassa. Lui non so quanti soldi deve riavere. Cioè loro hanno dovuto mettere, e non solo lui, tutti i dipendenti. Esatto. Ma ora a questo punto che la magistratura è stata attenzionata, e a questo punto vanno essere anche presi provvedimenti d'urgenza, perché è in ballo la vita di migranti, di poveri disgraziati, di persone sfortunate che non devono accumulare alla sofferenza che ha dato loro la vita, la storia, anche certi schiaffi che non meritano. In più occasioni i migranti stessi si sono ribellati, hanno fatto delle manifestazioni anche rumorose, dopodiché hanno ottenuto i loro pocket money. Più volte i migranti da soli hanno organizzato manifestazioni, una volta anche in prefettura, hanno ottenuto il pagamento del pocket money. Io dico, ora ce ne andiamo in pubblicità, sarei ben lieto
ma non accadrà mai, che l'associazione fosse presente in un confronto. Non credo che verrà, perché se ha già rifiutato 3 incontri con la sigla sindacale, figuriamoci cosa se ne può fregare, no? di una trasmissione televisiva. Stiamo con l'USB e stiamo parlando di una situazione particolare che riguarda i dipendenti dell'associazione Salam. Allora io vorrei partire subito da un'altra denuncia, da un altro interrogativo che Tiziana Francone, operatrice sanitaria dell'associazione Salam, si è posta. L'apertura di una struttura, Casa Sofia in Talzano, e avete visto alcune situazioni strutturali davvero penose, per cui uno si domanda, ma in questa situazione, domanda, c'è l'agibilità? È stata concessa l'agibilità? Perché cosa c'era? C'erano infiltrazioni d'acqua? Sicuramente accadeva? Ora questa situazione è già stata recuperata, però prima quando noi siamo arrivati c'erano l'acqua che perdeva dai muri, i bagni sporchi, rotti, io ho anche le foto, non è che non ce le ho. Ah, quindi. Però questa situazione probabilmente ora è stata risanata. Bonificata. Il punto è che questo centro doveva essere prima per adulti, poi per emergenza è diventato per minori, e ora ci sono adulti con minori, che in realtà non dovrebbe essere, cioè ci dovrebbe essere una separazione, no? Tra centri di accoglienza per adulti e centri di accoglienza per minori, anche perché ci sono i bagni comuni. Quindi io vorrei sapere se la prefettura o chi di competenza fa dei controlli, cioè strutturali, di come viene, se c'è questa situazione, o se c'è proprio come organo di informazione. Io invito la prefettura a verificare queste situazioni, a verificare lo stato, cioè ci sono le condizioni igieniche perché un centro possa essere tenuto in piedi. Per inciso, noi lavoriamo da settembre fino ad oggi all'associazione Salam. Prima eravamo ubicati presso l'hotel Roxana. Sì. Da dicembre ad oggi presso l'hotel Belsit non abbiamo mai visto nei nostri turni di lavoro un controllo da parte della prefettura. Mai. Cioè, mai. Una verifica. Non è mai venuta qualcuno della prefettura a controllare le condizioni dell'accoglienza. Abbiamo avuto soltanto controlli della polizia sull'identità delle persone ospitate, ma non sulle condizioni, mai. E allora, ulteriore motivo per far sì che questi controlli avvengano. Però io lì la prefettura non è che controlla direttamente, no, manda i chi di dovere, mica deve andare il prefetto di persona a controllare, però chiaro, ovviamente ci sono gli organi preposti che vanno a... Prima di aprire un centro dovrebbero andare a controllare. Penso che per esempio ci sia lo Spesal, no? Dovrebbe, sì. Cioè, in questi casi la prefettura, attenzione, l'ASL, e l'ASL manda lo Spesal, che è l'organo... Anche una commissione prefettizia, quando si apre un centro, prima che arrivi la gente, si fa una verifica sul posto, sull'agibilità. Per esempio, quando si aprì Casa Sofia giù vicino all'hotel Belsit, a pochi metri, diciamo, arrivarono gli ospiti, l'acqua perdeva dal soffitto. Quindi presumo che un controllo preventivo non ci sia stato, altrimenti questo non poteva accadere, che arrivano gli ospiti che non potevano praticamente stare in condizioni di un minimo di condizioni umane all'interno di quella struttura. Volevo dire un'altra cosa, noi siamo stati, diciamo, gli ultimi ad avere delle ripercussioni disciplinari da parte della Sostanza Salam, perché il primo è stato un nostro collega mediatore, il quale ha avuto una multa e una sospensione per 6 giorni da parte dell'associazione Salam, che intorno a lui ha anche costruito una denuncia penale che noi come sindacato ci siamo impegnati a verificare e in qualche maniera a controbattere direttamente in questura. Perché quello che deve sapere l'associazione Salam è questo. Come dicevo prima, se pensa di colpire un lavoratore perché si è ribellato a quelle che sono le sue, ingiunzioni a fare turni, per esempio notturni, nei casi di questo mediatore, no? Colpendolo, non sarà lasciato solo. Noi andremo a fondo per capire come è avvenuta questa denuncia, chi sono i testimoni,
chi sono e su quali basi è stata fatta. Okay. Perché nel caso reagiremo in tutti i modi possibili. Okay. E allora, Rizzo, come sindacato voi state garantendo ovviamente il massimo della, dell'assistenza legale e conoscendo che siete dei bulldozer che non vi fermate, siete quelli tra virgolette brutti, sporchi e cattivi, lo dico nel senso positivo del termine, quelli scomodi, andrete in fondo. No, andremo in fondo, ma guarda, io sono, scusate il termine, sono incazzato nero perché non è accettabile. Allora, cioè, qua parliamo di gente debole, cioè noi parliamo di migranti. Ti voglio raccontare un aneddoto. Sai dove ho saputo io, dove ci siamo incominciati ad interessare della questione? Noi l'abbiamo saputo tramite uno dei nostri rappresentanti nazionali dell'ufficio migranti di USB, che aveva avuto segnalazioni tramite altri migranti, come dire, passati da Taranto, e ci hanno detto: aprite gli occhi, date un'occhiata perché c'è qualcosa che non quadra. Poi alla fine è successo come tutto velocemente, però diciamo che i vari tasselli si ed è brutto, incastonano, perché parliamo di gente, come dire, che ha bisogno e deve essere trattato, come dire, come esseri umani. Ma al di là di tutto, c'è, cioè, da un lato ci deve essere il rispetto del migrante e dall'altro ci deve essere il rispetto del lavoratore. Certo. Il lavoratore deve ovviamente essere chiaramente, giustamente stipendiato, e il migrante deve essere rispettato nella sua dignità. Poi quello che mi colpisce è il modo in cui rispondono. Si ha la sensazione, leggendo quello che scrivono, dall'atteggiamento che stanno avendo, quasi una sensazione di superiorità, no? Cioè, per me l'associazionismo è importante, no? L'accoglienza. E chi fa quelle cose deve essere una persona umile, quindi non deve dare l'impressione di essere 3 metri sopra tutti gli altri, perché non è assolutamente così. Anzi, deve avere, come dire, il punto di forza proprio nel rapporto umano con le persone. Allora, diciamo che qui vengono a mancare proprio gli elementi fondamentali. Io penso che a questo punto la prefettura vi dovrà dare risposta. Dovrà essere, anche io chiederei un incontro direttamente con il PM che conduce l'inchiesta, perché chiaramente nel momento in cui ci sono delle denunce pesanti si apre un fascicolo e quindi in quanto persone offese potete dire la vostra. Noi ce l'auguriamo sia per i nostri diritti che per i diritti dei ragazzi, insomma, ospiti in questi centri di accoglienza, cioè quello che, noi che non hanno mai voce, quindi noi vogliamo anche essere la loro voce, perché certo, viviamo giorno per giorno. È importante questo, noi non lottiamo solo per le nostre condizioni contrattuali, noi vogliamo sapere come viene fatta l'accoglienza, noi vogliamo spiegazioni anche sull'accoglienza, al di là di quello che dice Salam. A noi interessano anche le condizioni dei migranti, perché io voglio sapere per chi lavoro. E a chi sono al servizio? Per quali interessi? Di migranti o di altri? Quindi le nostre lotte sono unite. Siamo in conclusione. Io mi aspetto delle risposte. Speriamo che la prefettura o chi di competenza ci dia. Rizzo, ora sarete ancora più antipatici, lo dico nel senso positivo del termine, perché la funzione del sindacato non è quella di fare lo yes man, di dire signor sì, ma di essere rompiscatole. Però poi si ottiene il consenso, perché è una bella cosa vedere poi che quando si è in una situazione di difficoltà il lavoratore si rivolge a voi. Sì, è stata una bella cosa. Venire qui l'altra mattina e trovare, come dire, un gruppo di migranti, di ragazzi simpaticissimi, che a un certo punto, come dire, ecco, con le difficoltà pure dialettiche che ci sono, cercavano di spiegarmi, come dire, mi confermavano tutto quello che loro dicevano. Come dire. Bene, io a questo punto rinnovo l'appello, ho grande fiducia nella prefettura, ho grande fiducia nella magistratura. Se qualcosa in perfetta buona fede, amici della prefettura, vi è sfuggito, verificate questa situazione. Ci sono denunce circostanziate. Nessuno vuole condannare l'associazione Salama, però bisogna verificare queste situazioni. Ci sono delle denunce pesanti, peraltro ci sono situazioni pesanti di stipendi non pagati, e quindi non è che stiamo parlando di ipotesi, ma di realtà. E in questa materia bisogna andare molto, ma molto, con i piedi di piombo,
anche e soprattutto relativamente alle all'individuazione di quelle di questa o di quelle associazioni. Le associazioni devono essere integerrime, devono avere effettivamente il bollino blu, tra virgolette, perché il bollino blu non deve esistere solo per il mare, ma anche per chi si occupa di diritti umani, di poveri disgraziati, di gente davvero sfortunata. E allora, bravo, brava l'USB e bravo Rizzo per questa, per questo coraggio. No, è compito, di chi rappresenta le persone, come dire, rappresentarle nel miglior modo possibile. Noi ci sforziamo di farlo, di difendere i più deboli. Grazie a Tiziana Francone, operatrice sanitaria dell'Associazione Salam. Grazie ad Antonio Sanari, cooperatore legale dell'Associazione Salam. Ora andiamo in pubblicità e poi il nostro il momento musicale. Ecco, dopo tanti momenti, situazioni pesanti. Appunto con gli specchi riflessi.